L'appuntamento di inizio settimana con la rassegna stampa di Telemia per ritrovati a tutti il lunedì 15 di gennaio. Subito le prime pagine, sono tante le notizie, iniziamo con l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Il lunedì edizione Calabria, Sud e Ponte, priorità di Forza Italia, al centro del dibattito nei congressi che sono stati celebrati in Calabria. Gallo segretario a Cosenza, Arunzolo a Reggio Tajani, obiettivo 10% alle europee. La fotonotizia di centropagina incidente e contusioni per il presidente della regione Roberto Chiuto tra Lamezia e Pizzo sulla 2. In prognosi riservate, invece, la segretaria del governatore Calabrese. L'approfondimento di questa notizia tra poco, a pagina 9. Vibo Valencia: nuova aggressione ai danni di medici. Stavolta è toccata a un'equipe del 118. Alla Mezza Terme: colpi di pistola contro il magazzino del gruppo Callipo. assegno di inclusione a 500.000 famiglie. Platea dimezzata rispetto a reddito di cittadinanza, però mancano 200.000 nuclei potenziali. Beneficio medio 635 euro, primo pagamento venerdì 26 di gennaio. Ritocche alle mille proroghe medici verso il ripristino dello scudo penale. Per quanto riguarda le tre notizie nel taglio alto, i titoli sottotestata, parliamo di calcio. Silani in crisi, il Cosenza è stato battuto a Cremona 1-0, Triss invece della regina, faremo il punto sulla ricca pagina sportiva del lunedì, in coda alla nostra rassegna stampa di oggi. Gioia Tauro, ETS e Mar Rosso mettono in affanno il sistema Porto e ancora Cosenza, i due blizzi della penitenziaria rinvenuti e sequestrati in carcere, 6 telefonini e 27 dosi di droga, soddisfatto il sindacato dell'OSAP continuiamo a che tempo che fa il papa da fazio i grandi timori l'amore la nostalgia per quanto riguarda le altre notizie andiamo ad occuparci del taglio basso pugni e calci in testa ucciso a 20 anni nel palermitano il diverbio in discoteca la tragica rissa all'esterno fermato uno coetaneo che ha confessato ma non voleva ammazzarlo che francesco bacchi la vittima il figlio di nini re delle scommesse online poi la Serie A, il calcio, il Milan spazza via la Roma, acuto Lazio, pari della Fiorentina, stasera c'è la sfida Atalanta, eh, Fio, eh, Atalanta Frosinone. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta delle Studi che ritroveremo tra pochissimo. Il quotidiano, l'incidente tra Pizzo e Lamezia che ha coinvolto il Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto, l'auto sbanda o Chiuto resta coinvolto in un incidente, lussazione alla spalla per il Presidente della Regione, contusioni per il figlio e l'autista del mezzo, la sua segretaria operata invece alla testa alla Dulbecco, la prognosi resta riservata in Calabria Forza Italia ha un nuovo slancio la ricca pagina politica Tajani a Reggio e Cosenza per i congressi di Forza Italia poi ricca la pagina sportiva un bel Cosenza non basta a Cremona e KO ancora una sconfitta per i Silani la regina ne fa tre invece alla Cireale, all'Oreste Granillo per il Locri applausi e sconfitta ieri con la seconda della classe buon pareggio invece per il San Luca volley, soverato, battuta andiamo avanti casa Valarioti e Salva diario della festa il racconto di un attivista per quanto riguarda le varie province a Cadanzaro, Deors nell'aria, Nicolas Green il progetto nei CIS. A Reggio, congresso di Forza Italia eletti, Maiolino e Aruzzolo, Vibbo sistema bibliotecario oltre 400.000 euro non spesi e poi Crotone elezioni provinciali in Lizza 35 candidati e 6 liste, lavoro Sitin per salvare l'ex elettronica, Geraci invece conclusi gli scavi in cattedrale. Cutro, nuovo parco eolico che interferisce con zona protetta qui vedete in foto un parco eolico e poi suicidi in carcere l'avvocato di Pullano si faccia luce sulla morte, dice continuiamo, il Papa da Fazio insiste sulla pace e ricorda la tragedia di Cutro il pontefice in tv, migrare è un diritto essere aiutati in patria è un diritto vanno rispettati entrambi Lasciamo anche il quotidiano, subito il nostro portale, poi ritorneremo subito sui quotidiani calabresi di oggi. Un atteorico dei carabinieri salvo un anziano caduto nel ponte, dal ponte Romanò a Marina di Gioiosa Ionica nella giornata di ieri. E ancora Gratteri spararono a casa della mia fidanzata alle due di notte e le dissero: Sposerai un uomo morto. E ancora. Il Papa, ancora vivo, dimissioni non sono né pensiero né desiderio, dice il pontefice. Poi l'incidente ha occhiuto, gravi le condizioni della segretaria, operazione d'urgenza in neurochirurgia. E ancora tutte le notizie che riguardano l'incidente del Presidente della Regione Calabria, con tutti gli approfondimenti all'interno del nostro portale. Ritorniamo sui quotidiani calabresi, come al solito... Subito all'interno di Gazzetta del Sud, prima delle pagine regionali Calabria, diamo un'occhiata alle notizie dell'attualità. Francesco su alcune scelte pago il prezzo della solitudine, la benedizione delle coppie gay, le guerre e il commercio d'armi, l'oppizione delle dimissioni, il Papa intervistato da Fabio Fazio. Vorrei tornare nella mia Argentina, manco da dieci anni, dice il pontefice. E ancora per la politica Forza Italia aspetta il dietro front Lega in Sardegna, Forza Italia sulla Graticola invece in Basilicata. Tagliani, Bardi non si tocca, braccio di ferro sul terzo mandato. Il puzzle delle candidature del centrodestra ai vertici di cinque regioni. A fianco il porto d'armi a Pozzollo, nessun parere dei carabinieri, il deputato pistolero, un, giallo, un nuovo giallo attese intanto per i risultati dell'esame Stubb, poi l'interrogatorio. E ancora autonomie differenziate in aula, Fratelli d'Italia e Forza Italia arginano Calderoli. Vertice di maggioranza, due emendamenti per mettere in sicurezza sanità e istruzione al sud. Calderoli intanto irritato. E in commissione arriva il premierato, anche qui un paio di nodi da sciogliere. Qui intanto in foto Roberto Calderoli, Lombardia e Veneto hanno chiesto competenze su 23 materie. Proseguiamo la pagina numero 3 con ecco l'assegno di inclusione, atteso da 500.000 percettori. Sostituisce il reddito di cittadinanza, pagamenti dal 26 gennaio. L'Inpes, il beneficio medio sarà di 635 euro mensili. Numeri destinati a crescere, mancano ancora all'appello 200.000 nuclei rispetto alla platea potenziale. A fianco lo scudo penale per i medici, muro su pensioni a 72 anni, i due provvedimenti probabilmente nelle mille proroghe, pronti allo sciopero se si tocca l'età d'uscita. La carenza di personale non è una motivazione per lasciare i camici bianchi al lavoro, fra l'altro sono pochi. Avvia il forum di Davos domina l'incertezza, a confronto 60 capi di Stato e di Governo, 2.800 leader economici e 66 banchieri centrali. La situazione geopolitica mette sotto pressione governi e attori finanziari. Il mancato varo del MES ora ha timori per la crescita, oggi riunione dell'Eurogruppo, riflettori sull'Italia, chiamata a dare spiegazioni sulla mancata ratifica. Per quanto riguarda il taglio basso, i paperoni sempre più ricchi e 5 miliardi di poveri dal 2020, i 5 uomini più facoltosi al mondo hanno raddoppiato le fortune. Spunti di severa riflessione dal report di suguaglianza: il potere al servizio di pochi. Proseguiamo, ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie della giornata. Per quanto riguarda Gazzetta del Sud, le pagine regionali Calabria ci portano. All'interno con l'incidente sulla 2, ieri per il governatore Calabrese Roberto Chiuto, paura per il presidente. L'auto è finita fuoristrada in maniera autonoma tra gli svincoli di Pizzo e la coinvolti altri tre passeggeri. Qui vedete il fuoristrada sul quale il governatore Chiuto viaggiava assieme al figlio e altri due collaboratori. Al governatore i medici dell'ospedale di Catanzaro hanno riscontrato un trauma a una spalla. Condizioni serie invece per la collaboratrice che è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico. Proseguiamo altre notizie per quanto riguarda la pagina d'apertura, pagine regionali Calabria, la politica, nel mirino di Forza Italia c'è il 10% agli europei, conclusi ieri i congressi territoriali con la partecipazione del leader nazionale Antonio Tajani, in agenda il Ponte, il Sud delle infrastrutture, Gallo confermato segretario provinciale a Cosenza, Aruzzo l'eletto a Reggio Calabria. Il rieletto segretario conferma l'impegno per rafforzare la presenza del partito nelle realtà locali. Cannizzaro, non facile rilanciare il partito all'indomani della scomparsa di Silvio Berlusconi. Qui vedete la platea e gli interventi, tra cui quello di Francesco Cannizzaro nell'aula Versace di Reggio. Ancora all'interno, sempre per le pagine regionali in Calabria, servizio idrico integrato alle fasi del subentro di Sorical e i comuni. L'iter ridurrà fino al 2027. Arrical ha varato il piano operativo di transizione, si parte dalle bollette. Per quanto riguarda il DDL, autonomia arriva in Senato, la Calabria tiene accesi i riflettori, domani la discussione del disegno di legge Calderoli in piazza, la protesta di chi dice no. Il centrodestra è favorevole, ma il governatore chiuto vuole garanzie, nessun pregiudizio, ma il Sud non vuole certamente farsi fregare. Accanto alla proposta del ministro Calderoli saranno discussi anche i DDL Boccia e Martella. Reggio. Fratelli d'Italia rinnova i vertici all'insegna dell'unità. Squillaci, eletto coordinatore provinciale, Cetro, responsabile cittadino, Neri. Qui non esistono fazioni, dice. Qui vedete Ersilia, Cetro, Giuseppe Neri e Bruno Squillaci, di Fratelli d'Italia, in foto. Ancora con la pagina 11, Marrosso e ETS in affanno Il sistema Gioia. La testimonianza di un operatore, ordini dimezzati, 5 mila dollari per un contenere dalla Cina. Tempi allungati e costi raddoppiati creano difficoltà nelle spedizioni e i clienti finali pagheranno il prezzo più salato. Intanto, qui i container a gioia per arrivare dalla Cina oggi possono servire fino a 50 giorni. E la nuova Zessi unica parte già in ritardo, prorogati i commissari, stenta a decollare il progetto del governo. Agevolazioni ferme al palo, a farne le spese soprattutto la Calabria. Rischio di de, delocalizzazione non resta che attendere il monitoraggio garantito dall'Unione Europea su trash ed effetti della norma sulle emissioni. Reggio, Villa e Saline, sprint dell'autority sui piani regolatori, avviate le procedure per la redazione degli strumenti urbanistici nei tre porti dello stretto. Il primo passo sostanziale è l'ok okay del MIT al documento di programmazione strategica. E qui in foto il porto di Reggio, vocazione turistico-croceristica. Per quanto riguarda sempre l'interno di Gazzetta del Sud, ancora pagine regionali Calabria, Vibbo una nuova aggressione ai sanitari nel merino un'equipe del 118, lo anticipavamo nei titoli. Un paziente in stato di alterazione ha eh, dato in escandescenza dopo essere stato soccorso. Una settimana fa l'episodio della Guardia Medica invece di Soriano, sempre nel Vibonese. A fianco, esplosi colpi di pistola contro l'azienda Callipo sabato sera a San Pietro Lametino. La cronaca amarezza nello sfogo dell'imprenditore: siamo sempre, punto e da capo, dice. Qui vedete, avvertimenti: l'azienda è stata già vittima di intimidazioni in passato. L'azienda Callipo, statale 18, riaperta ai mezzi fino a 44 tonnellate. Proseguono gli interventi di ripristino dell'ANAS dopo il crollo dovuto alle mareggiate. Lo scorso 8 gennaio gli interventi di ripristino dei massi di protezione. Sicurezza idrogeologica, dove sono le risorse? E questo è il punto di domanda. Catanzaro, la Lega, si rivolge al sindaco. Nel Mirino, 750 mila euro stanziati dalla Regione, dei quali non si sa nulla. Qui Palazzo dei Nobili, polemica al Comune sui fondi regionali. Crotone, PSC di Crotone, i dubbi dei dirigenti del Partito Democratico, gli incarichi tecnici finiscono al centro della polemica. Chiesto intanto un confronto sulla riqualificazione di Piazza Pitagora. Proseguiamo sempre con Gazzetta del Sud, la pagina 13, la rete di comuni progetta lo sviluppo della Sibaritide. Corigliano Rossano, Cassano, Calo Pezzati e Crosia puntano sulla statale 106 e sull'elettrificazione della ferrovia. Conta alla rovescia per il piano strutturale associato della piana. Qui i sindaci a confronto. A San Procopio il vescovo guida i fedeli in marcia invece per la pace. Qui vedete la manifestazione in testa al corteo con il centro Monsignor Giuseppe Alberti. Col diretti il nostro olio va difeso dalle frodi, l'associazione chiede tutela per il patrimonio calabrese. Qui un uliveto nella piana di Gioia Tauro. In Calabria tre varietà di olio extravergine. E ancora positivi i controlli del NAS e dei carabinieri a garanzia di produttori e consumatori. L'ultimo anno segnato da eventi climatici estremi che hanno ridotto la produzione regionale di 35.000 tonnellate. Provinciali a Crotone si è lista in campo per il rinnovo dell'assise, si voterà il prossimo 3 febbraio. Il centrodestra esprime quattro formazioni, una a testa PD e aria voce. In totale gli elettori saranno 339. Con il voto ponderato, il capoluogo avrà il peso maggiore. Andiamo avanti, sempre con Gazzetta del Sud, sempre all'interno prima della ricca pagina sportiva e della seconda parte. Col quotidiano, ci occupiamo adesso di pagina 14, blitz della penitenziaria, droga e telefoni in carcere. Due distinte operazioni degli agenti in servizio a Cosenza, sequestrati 27 involucri con stupefacente e 6 cellulari. Corigliano Rossano, il municipio blinda l'economia balneare a fianco processo Marlane. Il GP di Paola decide sull'archiviazione. Il PM non ha formulato accuse. L'aria dell'ex fabbrica è stata acquisita dal comune di Praia, a mare. Cosenza, anziani e badanti tra cura e lavoro, un confronto organizzato dalle Acli a Cosenza, le relazioni saranno a cura da esponenti del terzo settore dei sindacati. La scuola non funziona, l'ascensore sociale guasto, oggi dibattito dell'USB a Cosenza, pesano disuguaglianze territoriali, so sociali e culturali di partenza. E qui in foto giusto e princi, è la vicepresidente della Giunta regionale Calabrese che si occupa anche pubblica. Ma soprattutto di scuola, di pubblica istruzione, soprattutto di scuola in Calabria. l'assisti del Monsignore nel derby dell'Esaro, il vescovo Stefano Rega, ha dato il calcio d'inizio nella gara a San Marco rog Roggiano. Il preso l'ha entusiasmato i tifosi delle due squadre presenti sugli spalti. Qui a San Marco Argentano vedete Monsignor Stefano Rega calcia il primo pallone del derby. Siamo già allo sport. I titoli più importanti. Quello che è accaduto in questo ultimo weekend Milan alla francese punto Fiorentina. Poi per la serie B il Cosenza e Cremona si arrende sul più bello. Invece, venerdì c'è stato un grande Catanzaro che ha ribaltato il Lecco. La regina ieri ha calato il Tris e Consolida il quarto posto, ha battuto i siciliani della cereale. Vediamo l'interno ancora. Titoli per quanto riguarda quello che è accaduto nel campionato di Serie A. Domani sera gioca la Juventus con il Sassuolo, intanto Pioli può respirare, terza vittoria di fila Mourinho in appinea. Fiorentino Denese è finita 2 2, la Lazio di misura sul Lecce, Caglia ripiega il Bologna adesso in difficoltà. Catanzaro sono tornati i gemelli del gol riferimento agli Emmello e Biasci, intanto l'ultima cinquina al ceravolo 34 anni fa. Qui vedete Massimo Palanca. Grande protagonista dei tempi del Catanzaro in serie A. Il Cosenza non vede la luce fuori dal tunnel, è ancora una sconfitta per i Silani. Crotone si gode invece il secondo posto. Dopo la bella vittoria a Torre del Greco, intanto in serie D, vediamo. Regina scatenata, quinta vittoria di fila, nell'ultimo quarto d'ora Barilagi, Rassola e Perri superano il bunker della Cereale, l'attore Trocini orgoglioso di questi ragazzi, Catan Regina che raggiunge quota 35 in classifica dopo la quinta vittoria di fila. Parliamo di Locri e San Luca. e Locri non riesce a opporsi alla vicecapolista Siracusa pur giocando una bella partita gara ma in discussione di Marsi quel gol della bandiera. E ancora San Luca rimonta di cuore e si poteva anche vincere per la formazione salluchese, dunque segnali di grande ripresa e anche una risalita in classifica. Il resto delle sfide hanno visto. La Lagraga se battere la Gioia 6 a 0, invece nel campionato di eccellenza il Barcellona ha battuto la Paolana, il rende lo stile monasterace, mm, monasterace per 4 a 0. Nel campionato di eccellenza ancora la sfida vinta dalla Vigor Lamorrone 2 a 0 è quella del Cittanova che ha battuto il Gioiosa nuovo allenatore ferraro per 2 a 0 per quanto riguarda invece gli altri titoli del campionato di promozione il girone b ha vinto il roccella 2 a 1 contro il caraffa e soprattutto la vittoria dell'ardore contro il Gallico Catona le altre sfide hanno visto il Capo Vaticano vincere alla mezza terme contro il Maeda 4 a 2 a Rosarlo fatali 4 minuti il San Michele in grazia vince 2 a 0 la decide nel primo tempo un Mishidea all'1-2 firmato con la vittoria del San Michele invece il Propellaro e il Menicucco hanno pareggiato 3 a 3 questa sera in tutti in campo naturalmente ci sarà un approfondimento con tutti i servizi e naturalmente una sorta di rendicontazione di quello che è accaduto in questo ultimo weekend per quanto riguarda anche il calcio calabrese, ma soprattutto quello dilettantistico. Seconda parte con il Quotidiano del Sud per proseguire, per occuparci di quelli che sono i temi all'interno soprattutto della politica, facciamo il punto, riaprendo l'edizione di questo 15 di gennaio, per quanto riguarda il Quotidiano del Sud, dicevamo molto ricca la pagina politica, i congressi di Forza Italia in Calabria, nel frattempo tutti contro la candidatura di Melone della Schlein. De Micheli, del PD, se Schlein corre rischiamo. Partito personale. E ancora per le elezioni europee alleati e avversari sono concordi su altre scelte. Qui vedete intanto la segretaria del PD Eli Schlein. E ancora l'intervista in tv, il Papa da Fazio insiste sulla pace. Nelle sue parole, anche il ricordo della tragedia di Cutro. Per quanto concerne le altre notizie, sempre per quanto riguarda il quotidiano del sud, andiamo direttamente a dare un'occhiata prima dei temi calabresi a questa notizia che appare. Vedete a pagina 4 di Primo Piano. Si chiamerà Lorenzo, il neonato salvato da un cassonetto. L'assessore Marrone è necessario ricordare l'esistenza del parto in anonimato. Qui vedete l'ospedale in provincia di Torino. E ancora. Ritrovata morta la ristoratrice del caso Social. Gli inquirenti sospettano il suicidio dopo i dubbi sulla recensione. Pistoia rimangono in 28 i ricoverati per il crollo del solaio alle nozze. La procura, comunque, ha disposto il sequestro e indaga per lesioni. Andiamo avanti, ci occupiamo di pagina 5. Intervista agli autori della verità sul dossier Mafia Parti. Così smantellammo il terrorismo e la mafia. Parlano il generale e il colonnello De Donno. Qui, lungo servizio. La politica in Calabria, Forza Italia, ha un nuovo slancio, molto ricca la pagina politica di oggi con il vice Premier italiano a Cosenza per il congresso provinciale del partito. E qui vedete la platea del congresso, il riconfermato coordinatore provinciale di Forza Italia a Cosenza, Gianluca Gallo. Gianluca Gallo, riconfermato coordinatore, il vice Premier, noi in mezzo, tre meloni. E Lascia lei in addetto. Tajani nel suo intervento e poi sinistra italiana, Fernando Pignataro, eletto segretario regionale, succede ad Angelo Broccolo. A Reggio, sempre per quanto riguarda forze Italia e congresso, Cannizzaro replica a Irto, congressi fini, finti, hanno più commissari della PS Il governatore da aprile, 8-9 rotte, Reiner, qui vedete Roberto Chiudo nel suo intervento e Francesco Cannizzaro. Proseguiamo le pagine regionali Calabria. Eh, si apre con la notizia che riguarda l'incidente al governatore calabrese, occhiuto coinvolto in un incidente. Per il presidente una lussazione alla spalla, la segretaria operata invece alla testa. L'auto su cui viaggiava con lo staff sbanda e impatta su guardrail. credete i soccorsi sul luogo dell'incidente le immagini dell'auto dopo l'impatto. E chi da Roma in Senato il disegno di legge sull'autonomia differenziata la settimana delle Camere. E ancora lavoro, settine per San ex elettronica tre anni fa avevano rilevato l'azienda fallita in cui lavoravano. La COP di soci, lavoratori, non ha ricevuto dai soci istituzionali i finanziamenti previsti. Fianco col diretti Olio, Patrimonio per la Calabria, occhio alle frodi. Per quanto riguarda ancora l'interno del quotidiano del Sud, cambiamo argomento. Piana, una primavera d'inverno a Rosarno, una serata per celebrare la riconquista dell'immobile grazie a una raccolta fondi. La Cassa del Popolo Valarioti è salva e si fa festa il racconto di una dei protagonisti. Qui vedete due momenti intanto della festa. L'opposizione può ripartire da casa Valarioti, si possono rimettere in primo piano i valori che portarono alle conquiste di quegli anni. Vedete qui Giuseppe Valarioti in foto. Andiamo avanti, altre notizie all'interno del quotidiano del Sud per quanto riguarda l'edizione di questo lunedì 15 gennaio. A Isola Caporizzuto l'avvocato di Pullano si faccia luce su quanto è accaduto la morte in carcere trasferito ad Agrigento dopo Natale poco prima della Max rivolta. Nominato un consulente di parte in vista intanto dell'autopissia. E poi a Vibo, giovane gradisce medico e infermiere sull'ambulanza appena sette giorni fa il grave episodio di Soriano, qui l'ambulanza del 118, in preda a disturbi da alcol e colpisci sanitari. La vicenda al vaglio intanto degli investigatori. Autonoleggio Calabria in testa per gli utilizzatori privati. Andiamo a dare un'occhiata invece alla pagina 10, si parla dell'eolico. Della Discordia, un parco che interferisce con la ZPS, il progetto della società Levante a cavallo tra due province. L'impianto ricade in parte nella zona protetta del eh, Marchesato e Fiume Neto. Il rappresentante legale denunciò i clan, previste 20 pale tra Crotonese e Catanzarese. Proseguiamo adesso con i temi provinciali, vediamo la pagina di Catanzaro subito, poi Reggio e provincia, The Orse nell'area Nicholas Green, ok al quadro economico per gli spazi aperti commerciali e artigianali. Il progetto relativo al finanziamento di 7 milioni di euro rientra nell'ambito dei CIS, chiudete l'area Nicholas Green nel cuore della città di Catanzaro, al teatro, al Politeama, atto bianco di ho sostenuto anche da primavera dei teatri. E poi l'intervento di Tonino Cemino punto e a capo la nostra generazione ha perso e questo è il punto di domanda per la politica, sempre nelle pagine di Catanzaro confronto aperto sui grandi temi, chiuso l'ultimo incontro di transizione ecologica e sostenibilità ambientale. Ciclo di appuntamenti organizzate dal circolo PD Giovanni Puccio. Vedete un momento della riunione al Circolo del PD nel quartiere Marinaro di Catanzaro. Ecco politica. I Democrati puntano al tesseramento. Riunione della segreteria provinciale del PD. Continuiamo perché ci occupiamo adesso di quelli che sono i temi che arrivano da Reggio, sempre la politica a dominare. Forza Italia sceglie Maiolino e Aruzzolo. Convention in grande stile, all'auditorium Versace del CEDER. Tajani benedice i nuovi coordinatori comunali e provinciali, Ponte sempre difeso. E qui vedete una foto di gruppo per i dirigenti di Forza Italia, ieri al Ceder per il congresso cittadino e provinciale del partito. A fianco Bandecchi con Ripepi, sul palco invece del Cilea, comunali ed europei. Ancora la politica e poi una battaglia di cultura: Demetra e di tutti, non sia accessibile a pochi eletti. La fruizione dei grandi alberi in Aspromonte deve essere consentita alla totalità dei cittadini. Continuiamo sempre con i temi che riguardano il quotidiano del sud e andiamo ad occuparci subito delle notizie che arrivano dalla provincia in questa parte finale di rassegna stampa. San Giorgio Morgeto, siamo già nella piana, un tesoro restituito alla collettività. L'antico ex convento dei Domenicani riapre le porte, inaugurata l'area di 200 metri quadri, interessata dai lavori di recupero e restauro. Qui vedete il taglio del nastro della struttura e l'esterno dell'ex convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto, il taglio del nastro del sindaco di San Giorgio Alariotti. A Cittanova mano della Lega solidale con il sindaco Francesco Cosentino, invece gioiosa Ionica a sostenere le attività commerciali, la ricetta del consigliere comunale Vincenzo Mazzaferro. Il forzista rievoca l'esperienza della città Mercato, fu lungimirante, dice qui il consigliere Mazzaferro in foto. E ancora Deglianova, laboratorio creativo in biblioteca, iniziativa di due associazioni rivolta ai bambini. Taurianova, Terramara Closet scariato, torna libero, accolta infatti l'istanza. Per quanto riguarda la giudiziaria, è stato rimesso in libertà Sandro Scariato di 37 anni di Taurianova, difeso dall'avvocato Giuseppe Alvaro. Per quanto riguarda invece la pagina 21, sempre di Reggio e Provincia, conclusi gli scavi in cattedrale a Gerace, gli specialisti hanno eseguito gli ultimi accertamenti sui reperti osteologici. Attesa per i risultati di laboratorio utili a definire il quadro delle recenti scoperte e qui vedete l'aria interessata degli, dagli scavi, una croce gemmata su un gradino. A Maropati via i lavori sulla strada provinciale 44, l'arteria che porta dal centro cittadino alla piccola frazione di Tritanti. I consiglieri Adornato e Ferrentino sono soddisfatti per l'intervento della Metro City, qui l'area interessata dai lavori. Caologna, l'assessore Ieraci tira le somme degli eventi delle festività natalizie. Da qualche eh, settimana sono conclusi tutte le manifestazioni che si sono svolte. In quel di e si fa una sorta di bilancio e lo fa l'assessore. Ierace che appare tra l'altro in questa foto, e poi a Palmi l'onorificenza. Il Coni assegna la stella d'oro alla SD di Pallavolo. Abbiamo così completato Correggio e Provincia. La pagina di Vibo, come al solito, oltre 400.000 euro non spesi risalgono alle gestioni precedenti, e ora il presidente e Signoretta mira a, a impiegarli. Ma 26 comuni devono deliberare il via libera allo schema di convenzione. Qui intanto. Fabio Signoretti in foto, numerosi le attività e i progetti che si possono realizzare. Reste sport, abbiamo detto dalla vittoria del Milan alla terza vittoria consecutiva. Poi il Calabresi, bene il Catanzaro venerdì, male ieri il Cosenza. Invece, le altre formazioni, quelle di Serie C il Crotone ha vinto a Torre del Greco in Serie D. Bene la Regina che riesce ad ottenere un'altra vittoria importante in Serie D, il Locri cade ma merita solo applausi il pareggio del San Luca. Abbiamo così completato con la rassegna stampa di oggi per quanto riguardava questo lunedì 15 gennaio. Per quanto concerne i quotidiani calabresi e tutto, vi ricordiamo il nostro portale che rimane sempre a vostra disposizione 24 ore al giorno per essere sempre aggiornati in tempo reale. www.telemia.it. 13:30 il nostro TG News, l'Edicola Digitale ritorna invece domani. Vi lasciamo alla situazione meteo per la giornata di oggi. Grazie per averci seguiti. A tutti voi, una buona giornata. Andate arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste molte nubi con deboli piovigini. In montagna molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Questo programma è presentato da...